Ciao a tutti amici di Tech Android e benvenuti alla video recensione di OnePlus 3T. Come OnePlus 3, suo predecessore, questo device ci ha convinto praticamente su tutti i fronti. Però, onestamente, vi anticipo già che i possessori di OnePlus 3 possono dormire sonni tranquilli perché, a mio modesto parere, assolutamente non vale la pena l'upgrade. Esteticamente è praticamente impossibile distinguere OnePlus 3 da OnePlus 3T, andando a dare un'occhiata a livello estetico in modo analitico sulla parte destra, sulla cornice, sempre in alluminio, troviamo il classico tasto accensione e spegnimento e il carrellino per la doppia nano SIM. Sotto, al centro, USB Type-C. Sulla parte destra abbiamo invece il jack audio da 3,5 mm e uno dei due microfoni. Dall'altra parte, speaker audio mono che va a incastonare anche il secondo microfono. Sulla parte sinistra invece bilancieri del volume, il classico tastino per mettere e togliere la suoneria a seconda delle esigenze, parte alta completamente pulita. Tutte le cornici vanno a creare un unibody in alluminio assieme al back panel che ospita unicamente la sporgentissima fotocamera da 16 megapixel e il flash LED mono. Sul frontale un bel display AMOLED, Optic AMOLED, ne parleremo a brevissimo, da 5,5 pollici. Sotto, tasto a sfioramento che funge anche da ottimo lettore di impronte digitali, due tasti soft touch. Sopra abbiamo capsula auricolare, fotocamera frontale che questa volta si conferma essere da 16 megapixel e non da 8, LED RGB per le notifiche, sensore di luminosità, prossimità. Dando un'occhiata al display, questo Optic AMOLED in realtà non è un display con una particolare tecnologia che va a differenziarsi dai classici Super AMOLED, è un Super AMOLED classico come quello che siamo abituati a trovare su altri device, ma questo l'avevamo già detto nella recensione di OnePlus 3, soltanto che ha delle correzioni a livello software che dovrebbero garantire una migliore resa dei colori, soprattutto sotto luce diretta del sole, che è un po' il neo dei display Super AMOLED. A mio avviso, come già detto per OnePlus 3, non ho notato, almeno a occhio nudo, questa grandissima differenza con ad esempio un Samsung Galaxy S7 Edge. All'epoca di quella recensione avevo proprio un S7 Edge. Si vede abbastanza bene, ormai praticamente tutti i Super AMOLED riescono a farsi valere anche sotto la luce diretta del sole. Devo ammettere che questo si comporta benissimo anche con la pellicola che trovate premontata al momento dell'acquisto. Ottimi gli angoli di visuale, brillanti i colori, ovviamente un Super AMOLED. In più avete diverse forme di personalizzazione, dalla modalità notturna, dalla scelta della tipologia dei colori, a chiaramente la regolazione della luminosità, che ovviamente può essere anche automatica avvalendosi del buon sensore di luminosità. A livello hardware iniziamo a trovare qualche piccola differenza, perché la differenza maggiore sta proprio nel SoC. Cambia il SoC, diventa uno Snapdragon 821 e non un 820, ma è sempre un quad core, praticamente identica anche l'architettura, solo un po' più potente. Qui abbiamo una frequenza massima di circa, facendo un valore medio, 1,9 GHz. Si nota la differenza nell'utilizzo quotidiano? Onestamente questo 10-20% in più che Qualcomm assicurerebbe, io personalmente su questo OnePlus 3T non l'ho notato. Fluido era OnePlus 3, fluido e performante OnePlus 3T, affiancato poi chiaramente da 6 GB di memoria RAM anche in questo caso e 64 GB di memoria interna nella versione testata da noi, non espandibili tramite micro SD. La GPU è quella integrata nel SoC sia di Snapdragon 820 che di Snapdragon 821, ovvero Adreno 530. Inutile stare a lodare le performance, sono scontate, ottima, fluidissima l'esperienza di gioco, non ho mai riscontrato nessun problema. Ne approfitto facendovi vedere il funzionamento della GPU anche per farvi sentire il buon audio di questo dispositivo, che seppur proveniente da un singolo speaker audio comunque sa farsi valere.
livello di batteria abbiamo un'altra differenza. Batteria come al solito integrata, che però qui è da 3400 mAh e non 3000 mAh come OnePlus 3. Con questa nuova batteria molti utenti potrebbero definirsi soddisfatti, perché all'epoca di OnePlus 3 praticamente c'è stato qualche problemino a livello di autonomia energetica. Io personalmente mi sono schierata dalla parte di quelli che non hanno avuto problemi con le giuste personalizzazioni software e soprattutto aggiornamento dopo aggiornamento. Io l'ho tenuto con me circa una ventina di giorni ed era uscito da poco. Moltissimi utenti hanno accarezzato l'idea di passare a OnePlus 3T solo e soltanto per questi 400 mAh in più. Personalmente, buona per quello che mi riguarda, era l'autonomia di OnePlus 3, buona è quella di OnePlus 3T. Non ho utilizzato particolari risparmi energetici, anche perché onestamente c'è solo quello di Google e poi c'è l'ottimizzazione delle applicazioni, non solo quella di DOS, anche una proprio di Oxygen OS. Lì tocca smanettare bene, perché altrimenti avrete problemi a ricevere le notifiche. Però a parte questo, ho adottato unicamente il tema dark, che va a consumare un po' meno energia. Ho fatto questo 5-6 ore di schermo durante la giornata di uso stress, utilizzo intenso del classico dello smanettone, come dico sempre, quindi più account email in push, WhatsApp, Facebook Messenger, gestore delle pagine, qualche fotografia perché non ne faccio tantissime, però ripeto, tante notifiche in push. Il terminale mi ha seguito egregiamente anche in zone dove la ricezione era scarsa, di conseguenza c'è uno sforzo in più del terminale per, soprattutto nel mio caso che ho tre, passare dal roaming alla connettività dati, alla ricerca costante della rete migliore. Il device mi ha seguito sempre, quindi ottima come esperienza, l'ho portato con me anche in un micro viaggio di lavoro e non ho sentito la necessità di correre dai miei dispositivi personali. Quindi batteria promossa, 400 mAh che fanno sicuramente comodo, il dash charge si conferma un ottimo sistema di ricarica. Io all'inizio avevo qualche remora ad attaccare un caricatore con output di 4A, così senza problemi alla spina del comodino, però poi ovviamente è stato pluritestato questo sistema di ricarica e funziona bene. Circa un'oretta, anche meno, a partire da device spento, completamente scarico. Ottimi risultati, affidabile il sistema di caricamento, buona l'autonomia energetica, promosso sotto questo fronte. A livello di sistema operativo, non appena ho acceso OnePlus 3T ho immediatamente ricevuto l'aggiornamento ad Android Nougat, Android 7, sotto versione di Oxygen OS 4.0.2. Un aggiornamento software che secondo me è andato anche a sistemare quelle piccole incertezze che c'erano sotto Mesh Mello, e man mano con il susseguirsi degli aggiornamenti si sono un attimino ridotte. Ovviamente quando è uscito OnePlus 3 era ancora acerbo e di conseguenza i difetti si notavano più facilmente. Questa versione di Nougat, sebbene sia il primo aggiornamento ad Android 7, per quello che mi riguarda è fluidissimo, il device non ha avuto incertezze mai. Ricordiamo che OxygenOS non è altro che una ROM basata su Android stock con qualche intelligente personalizzazione, come ad esempio lo swipe verso destra che va ad aprire Shelf, che è un utilissimo gestore delle nostre attività. Altre personalizzazioni sono all'interno delle impostazioni, come ad esempio l'estrema personalizzazione, perdonate il gioco di parole, dei tasti a sferamento, tasti soft touch. Potrete inoltre attivare addirittura i tasti a schermo per chi dovesse non essere amante dei tasti soft touch. Gesture, il display sempre attivo, il Dynamic Display, che vi consente, sfiorando il terminale soltanto con una mano, quindi grazie al sensore di prossimità, di dare un'occhiata rapida alle notifiche. Questo però andrà a scaricare leggermente più velocemente la batteria, niente di drammatico, però ovviamente va ad influire. A livello di comparto fotografico, OnePlus 3T non pretende di essere un camerafono, ma pretende di essere un phablet bravo a fare tutto, di conseguenza scatta anche bene le fotografie. Mi spiego, sicuramente non siamo ai livelli di S7 o LG G5, però vengono abbastanza bene le fotografie. Si conferma il solito sensore Sony sul posteriore da 16 megapixel con pixel più grandi in grado di catturare più luce, apertura focale F2 e messa a fuoco a fasi PDAF, praticamente detto all'italiana maniera. Foto e video che vengono bene se la luce è ottima, altrimenti al diminuire della luce, soprattutto quella naturale, andrà a calare la qualità dei risultati.
I video vengono girati in massima risoluzione 4K, ma anche Full HD 60 frame per secondo. Ne approfitto per farvi dare un'occhiata a questo sample. Per amici di TecnoAndroid, questa è la video prova in 4K, quindi Ultra HD, realizzata con la videocamera di OnePlus 3T. Una videocamera che si comporta molto molto bene. Devo ammettere che OnePlus, un terminale dopo l'altro, fa sempre meglio. Guardate, questo è lo zoom al massimo, non sgrana, sgrana pochissimo. Ci piace parecchio questa videocamera, questo con lo zoom al minimo, ci muoviamo velocemente, guardate come riesce a aggiustare le differenze di luce man mano che noi andiamo a muoverci. Ottima anche la stabilizzazione, decisamente questa fotocamera, considerando che il terminale non è un camera phone, io mi sento di promuoverla. La fotocamera interna è leggermente differente rispetto a quella di OnePlus 3, perché non è più un sensore Sony ma un sensore Samsung da 16 megapixel con messa a fuoco fissa in questo caso. I selfie non sono male né su OnePlus 3 né su OnePlus 3T, ovviamente è fondamentale anche in questo caso la luce. Più luce c'è meglio verranno. Disponibile il selfie tramite sorriso e la modalità bellezza, che vi sconsiglio vivamente di attivare appena sembrare delle bambole. Per quanto riguarda il resto del software, anche quello che va ovviamente a gestire la camera principale, è sempre lo stesso, un software incredibilmente semplice ma incredibilmente completo. Semplice perché tutti i comandi sono a portata di mano, completo perché andiamo dallo slow motion al time lapse, scatto di fotografie, video, possibilità di foto panoramiche, possibilità di gestione manuale di buona parte dei parametri, quindi ripeto, un software semplice ma molto completo. A livello di ricezione, questo dispositivo è davvero ottimo, ricezione superiore alla media, anche dove non c'è tantissimo campo, è lì che cerca, soprattutto poverino, io l'ho utilizzato con H3G e dove non c'è campo si switcha in roaming. Una velocità incredibile anche nel tornare dal roaming alla connettività dati. Ovviamente connettività dati massima LTE 4G, presente per la versione europea la banda 800 MHz, banda B20, quindi attenzione nel caso in cui deciderete di comprarlo da store internazionali, attenzione alla versione che vi arriverà, pena non poter utilizzare con Wind la connettività LTE. Per il resto, come forme di connettività, perdonate la ripetizione, abbiamo Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC, GPS con GLONASS e Beidou, sebbene non ci serva. Tutta la suite di forme di connettività si comporta bene, fulminio il GPS e la GPS testato con Google Maps. A livello di sensori non manca nulla: luminosità, prossimità, giroscopio, accelerometro, lettore di impronte digitali. Questo lettore si comporta benissimo, a meno che non abbiate le mani bagnate, però difficilmente in altre situazioni perderà colpi. Io personalmente prediligo i lettori di impronte digitali che si trovano sul frontale, perché praticamente è sempre possibile premerli, invece in alcune situazioni quelli sul posteriore possono creare un po' di difficoltà. La navigazione web, essendo una ROM tendente allo stock, si fa con Google Chrome. Ottimo hardware, ottimo software, non c'è nulla da aggiungere, come al solito in questi casi navigazione assolutamente fluida. La digitazione invece si fa con la tastiera stock di Google, dopo qualche personalizzazione, attenzione a impostare la lingua, ovviamente un'ottima tastiera, veloce la digitazione perché il touch su questo dispositivo è davvero buono. Bene amici TecnoAndroid, questa era la mia recensione di OnePlus 3T, il mio punto di vista di un dispositivo che non fa altro che confermare quanto fosse già interessante OnePlus 3. Abbiamo parlato su Facebook della possibilità che io cambiassi dispositivo e lasciassi il mio Huawei P9 Plus per passare a questo. Non lo faccio, come già anticipato, solo e semplicemente perché il device di partenza mi porta a decidere di non farlo, non quello di arrivo. Questo è un ottimo dispositivo, se siete alla ricerca di un buon top di gamma, il prezzo poco più di 400 euro rimane ancora assolutamente competitivo. Io personalmente ho deciso di non farlo perché per alcuni fronti Huawei P9 Plus è migliore, ad esempio comparto fotografico, e anche perché essendo due top di gamma di alto livello non ho sentito quel quid, quella differenza, quella spinta che mi portasse a decidere di cambiare device. Tolta la mia particolare situazione, sta a voi capire qual è il vostro dispositivo di partenza. Se in generale siete alla ricerca del vostro nuovo top di gamma, sicuramente da consigliare questo dispositivo, che non ha peccato praticamente
niente in nulla. Bene amici di TecnoAndroid, questa è la mia recensione di OnePlus 3T. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!